Prego, consigliere. Grazie Presidente. Ovviamente avendo presentato un emendamento analogo che, come dice giustamente il consigliere De Priamo, abbiamo ritirato, devo dare una spiegazione di questa motivazione. Allora, andando a dare occupazione di suolo pubblico a quei soggetti che la legge oggi non prevede, che purtroppo il decreto legge ha dimenticato, siamo costretti appunto a ritirare il nostro emendamento, ho torto collo e con molto dispiacere, perché anche noi riteniamo che i laboratori artigianali che hanno posti all'interno stanno subendo la crisi, avrebbero bisogno anche loro di una parte di spazio esterno. Certo, dovremmo arrivare a quantificarlo a seconda anche delle dimensioni dell'esercizio interno e dei coperti persi, perché ci sono alcune pizzerie a taglio che non hanno coperti interni, quindi dare oggi uno spazio esterno a chi non ne ha bisogno già potrebbe essere un errore. E ce ne sono altri invece che magari hanno delle dimensioni anche di 100 metri quadri e bisognerebbe valutare quanti metri quadri dare in compensazione. E io la proposta e l'intento della maggioranza è, visto che ci sono delibere di iniziativa consiliare, approfondire la tematica con gli uffici, con le commissioni competenti e, perché no, ricordarlo come farò personalmente ai nostri portavoce nazionali e ai vari ministri che pensano con un contentino di pochi mesi di risolvere la questione, di approfondire quello che è un buon intento, però distribuendolo su tutti i soggetti che stanno subendo la crisi. Per questo motivo, purtroppo, anche se vorremmo, non possiamo votare favorevolmente a questa proposta e ci asterremo. Grazie.